Ciao dolci unicorni, finalmente ecco qui la rubrica dedicata a voi, ovvero tutti gli slime che ideate voi perché siete super mega bravi a ideare ricette per gli slime. Quindi mi raccomando, scrivete giù nei commenti tutte le vostre ricette slime perché come in questo video sceglierò tre ricette slime, quindi tre di voi che apparirete proprio qui nel mio video, quindi nei miei prossimi video delle ricette ideate da voi. Infatti in questo video vedremo tre ricette che mi avete consigliato voi, quindi i miei dolci unicorni siete stati in tantissimi, mi avete lasciato tanti commenti e ho scelto tre ricette. Iniziamo subito con la prima. Questa ricetta me l'ha suggerita Salvatore Monteforte, ti mando un grandissimo bacio. E questa ricetta si chiama Slime Corinne, quindi è il mio slime. Allora, vediamo subito cosa bisogna utilizzare. Iniziamo con colla trasparente. Quindi versiamo un pochettino di colla trasparente così a zonzo, decidiamo un pochettino noi. Ok, si sta anche finendo. Ok, facciamo così senza fare danni. Perfetto, poi dice glitter rosa, viola, bianchi e neri. Wow! Iniziamo da questi qua rosa. E già mi sono riempita di glitter, oh mamma mia, ok. Ma andiamo a versare un po' di glitter così. Wow, che belli! Poi quelli viola, e io amo, amo, amo questi qui viola. Ok, li andiamo a versare un po' così. Già mi sto divertendo con tutti questi glitter. Ok, poi ci sono quelli bianchi. E andiamo a versare quelli bianchi. Ok, così. Oppela. E poi quelli neri. Wow, chi l'avrebbe detto mai? Anche i glitter neri vi piacciono. Wow, già è tipo, era un po' aperto, ok? È successo il patatraccone. Ok, andiamo così. E penso che dovremmo iniziare un pochettino anche a mescolare un po', perché dice poi di aggiungere pochissimo colorante rosa. Quindi utilizzo questo qui alimentare, che ormai voi sapete io mi trovo benissimo con i coloranti alimentari, soprattutto perché non macchiano. Ok, ne vado a mettere proprio un cincinino, proprio piccolo, piccolo, piccolo. Vediamo se esce colore. Ok, penso che così va bene. Intanto inizio a mescolare un po'. E vediamo tutti questi glitter, ma sono tantissimi, tantissimi glitter. Wow, verrà tipo uno slime super glitteroso? Mi sa proprio di sì. Quindi vado a mescolare. Mescoliamo. Wow, guardate che bello, è super glitterato, bellissimo. E poi mi dice di aggiungere, ancora prima di addensare, delle palline viola. E quindi io utilizzo queste qua e le vado a versare. Non mi ha detto neanche quando, quindi io vado ad occhio, un po' così, ok. E vado a mescolare tutto, quindi palline insieme ai glitter. Wow, che carino! Verrà anche un pochettino cranciosello. Ok, e quindi adesso non rimane altro che addensare. Quindi vado a prendere il bicarbonato e la soluzione. Un pizzico di bicarbonato, ok, e poi vado a versare la soluzione. È arrivato il momento di iniziare ad addensare questo slime. Ok, lo slime è praticamente pronto, quindi lo vado a prendere con le mani. Già mi piace tantissimo! Oh mamma, eccolo qui, lo slime. Quindi grazie mille Salvatore, la ricetta è troppo pucciosa e questo slime Corinne è veramente niente male. Il colore mi piace tantissimo. I glitter sono in abbondanza. Le palline, voi lo sapete cosa fanno? Un massaggino alle mani. Niente male, come dico sempre io. E guardate, oh, è bellissimo. Quindi complimenti Salvatore e adesso andiamo con la prossima ricetta. Ho preso la ciotola più grande perché adesso andrò a fare la ricetta di Marta Kawaii TV, quindi un bacione tesorina, perché mi dice di fare un ice cream slime e le dosi sono anche abbastanza grandi. Quindi iniziamo subito con 5 cucchiai di colla vinilica. Ok, la colla l'abbiamo messa. Adesso tocca all'amido di mais, perché mi dice che devo andare a versare 2 cucchiai di amido di mais. Quindi prendo il cucchiaione, ok, è uno ed è anche due. No, ne sto mettendo un po' troppo, ok.
2 di amido di mais messi, perfetto. Ok, sembra già tipo qualcosa tipo panna e crema, non lo so. Poi mi dice un cucchiaino di borotalco. Quindi vado a prendere un cucchiaino, qua c'è il mio borotalco. E vado a prenderlo così. Ok, lo vado a versare un po' per tutta la colla. Ok, e anche questo è fatto. Poi mi dice 2 cucchiai di schiuma da barba. Quindi vado a prendere la schiuma da barba, la vado a shakerare un po'. Shakeriamo un po' la schiuma da barba. Vado a riprendere il cucchiaione dove ho messo già la colla e vado a fare così, uno, ok, giù, e 2, ok, e anche la schiuma l'abbiamo messa, ok, vado a prendere anche poi la palettina così vado a raccogliere tutta la schiuma da barba, perfetto, e poi mi dice 5 cucchiai di sapone schiumoso, quindi vado a prendere il mio sapone schiumoso, vado a versare così, e 1, e 2, 3, 4 e 5. Secondo me verrà anche abbastanza fluffoso. Secondo me sì. Questo lo possiamo anche togliere? No, mi dice anche 3 cucchiai di crema corpo. In questo caso io ne utilizzo una qualsiasi, ad esempio questa qua, ma è uguale. Qualsiasi penso crema corpo va bene. Ok, 1, 2 e 3. Non so cosa uscirà, ma qualcosa di fluffoso. Ok, perfetto. E poi mi dice colorante se vuoi. E io lo vado infatti a colorare con un tocchettino di lilla. Vediamo se riusciamo a farlo sul violetto lilla. Quindi vado ad aggiungere subito il colorante. Ne metto un po'. Ok, vediamo che colore verrà fuori, non lo so. E adesso vado a mescolare il tutto. Ma guardate che bel colore, sembra tipo un gelato all'amarena, non lo so. Spero questo colore, Marta, ti piaccia, speriamo, ok. Adesso devo semplicemente addensare lo slime, quindi vado a prendere un po' di bicarbonato, lo vado a mettere un po' così per tutto il nostro slime e ovviamente poi l'addenso con la soluzione, quindi vado a versare un po' di soluzione. Ok, e adesso mescolo per far addensare questo ice cream slime. Ed eccolo qui, mi sa che lo slime è pronto, quindi lo vado a prendere con le mani. Wow, è sofficissimo, è super soffice, quindi lo vado a lavorare anche con le mani inizialmente. Però ho già noto che è super fluffoso. Oh mamma, Marta, è veramente super fluffoso. È una ricetta super kawaii, proprio come te. Marta Kawaii TV, sei stata veramente pucciosissima a darmi questa ricetta di un ice cream, chiamiamolo ormai tipo all'amarena, i frutti di bosco, ed è super mega fluffoso. È fluffosissimo. Guardate che bello, sembra anche un pochettino tipo un po' traslucido, un po' madreperlato. E questa qui mi sa che è la crema tipo corpo, quella là che ho utilizzato io, che gli dà anche l'effetto molto di elasticità, ma anche questo effetto così, guardate che bello. Stupendo, quindi complimenti Marta per questa ricetta, è veramente bellissima. E adesso passiamo all'ultima ricetta. Ok, è arrivato il momento della ricetta di Anna Levino, o Levino, o mamma, non lo so, comunque un bacione Anna. Ok, allora, lei mi suggerisce uno slime molto molto interessante. Iniziamo a versare la colla vinilica, intanto non mi dà quantità, quindi io vado un pochettino a occhio. Ok, secondo me così può anche andare bene. Poi mi dice di aggiungere la colla trasparente e io vado a mettere infatti la colla trasparente, così. Ok, poi dopo la colla vinilica e la colla trasparente mi dice di aggiungere un po' di borotalco, quindi vado a prendere un cucchiaino e lo vado così a mettere per tutta la colla, sia vinilica che trasparente. Poi mi dice tantissimi glitter argentati e mi suggerisce di non colorare lo slime, quindi vado a prendere i glitter. Ok, apriamo il vasetto senza fare danni, vado a mettere tanti glitter, così, ok. Ok, perfetto. E poi mi dice di aggiungere della schiuma da barba, quindi vado a shakerare la schiuma da barba, ne vado a mettere un po' così perché non mi dà le quantità. E adesso inizio a mescolare tutto lo slime, o comunque tutto questo, non lo so come chiamarlo, È un po' tipo una crema, sta venendo tipo fuori una crema. Ok,
quindi mescolo, mamma mia di glitter, è super glitterato, anche se io so che la colla vinilica va a mangiare i glitter, invece la colla trasparente li risalta, però vediamo, ok, sembra tipo quasi metallizzato. Ok, e poi per finire mi dice semplicemente che lo devo addensare. E quindi adesso vado a prendere il mio solito bicarbonato. Quindi vado a prendere un pizzico di bicarbonato, lo vado a versare per tutto lo slime, il composto. E poi vado a prendere la soluzione. Così inizio a mescolare e vediamo se si addensa e soprattutto il risultato finale. Ok, lo slime è pronto, quindi vediamo il risultato finale di questa ricetta di Anna. Oh oh! Allora, vi posso dire che intanto è setosissimo, il borotalco secondo me lo rende molto molto setoso ed è super bello, cioè è bellissimo, nonostante ci sia la colla vinilica, noto che i glitter si notano tantissimo, guardate che effetto wow, bravissima Anna, questa ricetta mi fa impazzire, quindi mi raccomando scrivete giù nei commenti tutte le vostre ricette, io le andrò a leggere e le andrò a scegliere tre per il prossimo video delle ricette dei miei dolci unicorni, quindi dei miei fan, che dire, questo qui è veramente wow. Ed eccoli qui i tre slime che ho creato grazie alle vostre ricette. Se questa tipologia di video vi piace, mi raccomando lasciate tantissimi like e aspetto giù nei commenti le vostre ricette. Io vi mando un grandissimo bacio, seguitemi sempre su Instagram e su Musical.ly e noi ci vediamo al prossimo video, ciao dolci unicorni!